Permette, buonasera, è qui Breakout. Sì, ma lei chi è? Ecco, io sono Cesilao Antichi, laureato all'Università del Tardo di Squadrati con 30 punti, 2 grani e 20 carati. Io passo con indifferenza dalla vendita del mobile a quella dell'anello sul metallo nobile. Dai candelieri ai tavoli consunti, vendo anche i brillanti da 20 e 40 e 50 punti. Tutto io vendo, signore, quando mi è mostrato, purché sia di antico quareato. Le mie sorelle nelle case chiuse sono state a balia e adesso faccio spot per TVR e Teleitalia. Permette, a Cesilao Antichi. Qual è il suo problema? La promozione e la vendita dei 45 giri. Perché i 45 giri qui ne vendete meno degli altri? Sì, un pochino meno. Ci penso io. Lei mi fa fare una promozionale, mi indichi il reparto. Vabbè. Dei 45, glieli finisco tutti in una settimana. Grazie. Vado? Mimì, sei pronto? Mimì è il mio cameraman privato, capito? C'ho il Mimì privato io. Oh, ma perché hai portato il cane? T'avevo detto di portare la giraffa, ma non capisci nulla. Vieni, vieni avanti, segui. Portami avanti. Zoomami! Siamo qui. Signori, io mi trovo a Breakout e vengo a vendervi, a farvi una promozionale, signore, di dischi a 45 giri. Come loro vedano, Breakout ha i dischi a 45 giri. Non sono come i dischi che vengono venduti negli altri negozi, che invece di 45 giri ne hanno 41 e quando va bene 42. Breakout i dischi a 45 giri ne hanno 49 e anche 50, va bene. Il problema è di vendere questi 45 giri. Lei permette che io faccio questa promozionale, signore? Se io la promozionale mia è questa. Dunque, per questa settimana, a tutti quelli che vengono e scegliete voi per bene e comprano un disco a 45 giri, non soltanto gli diamo un giro di giunta, va bene, signore, ma gli diamo anche 10 cassette da registrazione e 10 long playing da 33 giri. No, no, tutto, no, no, eh? No, okay. Come no? Che 10 long play, 10 a 7? No, no, no. No, no, se lei mi deve lasciare fare il mio. No, ma lei mi lascia fare un capisco. No, no, no. Ma fuori, lei non che il mestiere lo vuoi fare. Fuori. Lei va, non capisce niente. Lei va, non capisce niente, non capisce. Questo non capiscano niente in questo locale, ragazzi, ve lo dico. Lei non capisce niente, permette, in questo negozio di merci molto avariate, dirò a tutti, passateci davanti, ma non c'entrate. Io me ne vado e piede qui non ci rimetto, e come disse Cesare, il dado è estratto. Preso ho la mia decisione, senza posa vado da un altro cliente, capito, che ci capisca qualche cosa. Tanto lo vedo, ho perso tempo inutilmente. Lei vuole uno spot da TVR? Signore, non ci capisce niente!